Sono Ilaria Raucci e lavoro per la direzione soci di Coop Lombardia, quindi mi occupo di politiche sociali e all'interno del mio lavoro in particolare ho contribuito allo sviluppo del progetto Coltivare Responsabilità, che è quello che per Coop Lombardia racconta e affronta proprio il tema del contrasto economico e culturale alle mafie. E da qui poi è partita l'idea di rafforzare il nostro impegno al fianco dell'Associazione Libera e delle cooperative di Libera Terra, delle quali vendiamo i prodotti nei nostri negozi, per organizzare queste esperienze di volontariato di impresa, nella fattispecie a Castelvetrano, nel Trapanese, dove come cooperativa abbiamo adottato la cooperativa Le Terre di Rita Atria, quindi la testimone di giustizia di cui parlava anche Irene nel suo precedente intervento. È una cooperativa che è nata da poco più di un anno e che andrà a coltivare ad Uliveto i terreni che sono appartenuti a un prestanome del boss Matteo Messina Denaro, quindi uno dei latitanti appunto più noti, ed è un territorio particolarmente difficile. Siamo oramai alla quarta edizione dei campi estivi organizzati proprio su questi territori, che vedono partire alla volta di Castelvetrano un gruppo eterogeneo di dipendenti della cooperativa e soci volontari, quindi un connubio molto interessante e innovativo che vede lavorare appunto queste persone che conoscono la cooperativa da due prospettive completamente diverse, fianco a fianco, per estirpare le erbacce, ripristinare alcuni dei sentieri o comunque in qualche modo prendersi cura di questi ulivi che sono stati nel tempo sequestrati e poi confiscati e assolutamente danneggiati nella coltivazione. Tu prima parlavi del fatto del contrasto che è sia economico, e mi interessa molto sapere anche del contrasto culturale, che è sicuramente la cosa più difficile da sradicare. Esatto, il progetto appunto ci vede impegnati in Sicilia, ma in realtà la volontà è quella di creare una consapevolezza molto forte della presenza mafiosa sul nostro territorio. È per questo che proprio domani e dopodomani saremo impegnati sempre come dipendenti e soci volontari proprio alla masseria di Cisliano, dove al fianco di Don Mapelli ripristineremo questo bene confiscato all'Andrangheta. Quindi abbiamo iniziato in Sicilia, dove è anche più facile forse riflettere e percepire la presenza mafiosa, ma ora siamo tornati con orgoglio in Lombardia per fare la nostra parte anche sul nostro territorio. Quando parliamo di contrasto economico ci riferiamo in particolare alla volontà di dare massima visibilità e sostenere il progetto di Libera Terra e di questi prodotti che vengono ottenuti proprio dal lavoro sui terreni confiscati alle mafie. E in qualche modo l'esperienza del campo estivo è assolutamente esemplare in questo, perché i nostri dipendenti incontrano i ragazzi delle cooperative di Libera Terra e quindi c'è un confronto tra un fornitore che noi consideriamo assolutamente speciale per la filiera del vino o dei prodotti da forno o della pasta, e il distributore, cioè Coop Lombardia, che quei prodotti li vede poi posizionare a scaffale e ne ha la necessità di conoscerne appieno le caratteristiche per poterle valorizzare. Hai detto delle cose molto belle, tra l'altro anche perché le vediamo negli scaffali tutti i giorni. Ma detto questo, ora, chi è stato e chi ha partecipato, e come volontario, come dipendente, dipende, che cosa si trova a fare quando va? Allora, è un'esperienza veramente molto forte, soprattutto dal punto di vista emotivo. E il campo estivo innanzitutto prevede una grande capacità di adattamento, perché si sta tutti insieme in queste, tra l'altro, strutture confiscate, quindi non è detto che ci siano poi tutti i comfort che una vacanza prevede, ma in effetti non è una vacanza, è tra l'altro per i nostri dipendenti una vera e propria trasferta di lavoro. Quindi si passano insieme momenti proprio della quotidianità, però la mattina in particolare ci si sveglia molto presto per andare sui campi e quindi poi andare a lavorare insieme agli operai agricoli sugli uliveti, piuttosto che nelle vigne, quando i campi invece di essere a Castelvetrano sono a San Giuseppe Iato, quindi insomma nei territori che un tempo furono di Brusca, Provenzano e Riina, e che invece adesso appartengono con orgoglio proprio ai giovani delle cooperative di Libera Terra e a tutti i cooperatori e volontari che vogliono andare lì a lasciare un segno. Quindi c'è un lavoro agricolo e a tutti gli effetti, che è anche un po' una riscoperta di queste pratiche. E poi nel pomeriggio, dopo un momento di ristoro e di confronto sull'esperienza vissuta, ci sono incontri con magistrati, uomini delle istituzioni, familiari delle vittime di mafia, che proprio su quel territorio hanno vissuto delle esperienze molto forti e che trasmettono con
davvero una grande forza e prorompenza. Tu che hai partecipato e quindi hai vissuto personalmente in prima persona questa esperienza, che cosa ti ha portato? Che cosa ti porti dentro dopo questa esperienza? È un'esperienza che dà un'energia molto forte, che mette in gioco davvero sotto tutti i punti di vista, quindi come cittadina e anche come volontaria di Libera, una spinta ancora più forte a portare avanti questo impegno affinché le mafie siano un fenomeno conosciuto e quindi di conseguenza anche arginato. Come cooperatrice, come dipendente di Coop Lombardia, davvero la capacità e la possibilità di approfondire dei temi importanti e capire attraverso la cooperazione di consumo come in qualche modo fare la propria parte, ovvero partire da un prodotto del quale si conosce un'etichetta per poi arrivare a comprenderne appieno la storia, quindi un prodotto che è dedicato a Placido Rizzotto, a Pio La Torre o a Iso Telarai, tutti i giovani che hanno perso, le persone esemplari che hanno perso la vita proprio nella lotta e nel contrasto quotidiano alle illegalità e che quindi in qualche modo poi possono essere valorizzati attraverso un consumo anche dal punto di vista conviviale. E com'è l'accoglienza quando si arriva là? Parte della gente del sud, sì, che è proverbiale. Esatto, sfatiamo tutti i miti, nessuno di noi si è mai sentito minacciato, guardato in maniera insomma provocatoria, anzi c'è tantissima curiosità e queste magliette che poi indossiamo, Estate Liberi con Libera e Coop Lombardia, appunto destano interesse, sono molto colorate, ci vedono proprio distinguerci e in qualche modo far notare la nostra presenza. Sono persone che aspettano veramente di essere ascoltate, di essere messe al centro affinché si capisca che la Sicilia non è più terra di mafia, ma è anche una grande terra di antimafia e di cultura del riscatto e dell'orgoglio. E c'è anche ovviamente da parte di Libera Terra tanta apertura e volontà di conoscere meglio la nostra realtà lombarda per presentarsi al meglio anche appunto attraverso i nostri negozi. Molto bene, Ilaria, a questo punto io ti ringrazio moltissimo per questa partecipazione, ti auguro naturalmente buon lavoro. Grazie. Mi auguro che ci siano altre partecipazioni ed altre esperienze, non soltanto a te, a tanti altri amici che le vogliono fare. Ringraziandoti e augurandoti buon lavoro, ascoltiamo la prossima canzone. Grazie.